E salve a tutti ragazzi da PierDarkKnight91 e benvenuti nella terza puntata su Tropico 5. Siamo pronti a proclamare l'indipendenza della nostra isola e salutare finalmente il re, la corona, anche perché la corona non mi piace. Non mi piace perché preferisco il cappello. A parte questa battuta squallida, mi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su, vediamo ascolta un po'. Ascolta bene, perché te lo dirò una volta sola. Ho scoperto un'arma segreta fondamentale per la rivoluzione. Perché ci metti tutta questa enfasi? Io non lo so, le mie fonti affermano che quest'arma è più potente di un... di 100 moschetti, ovvero le mosche piccole. No, non è vero. Dobbiamo iniziare immediatamente a studiarla. L'ho già fatto, l'ho già costruita, accettiamo. Dovresti darmi... già... niente, no, non mi dà l'obiettivo. Io l'ho costruita la biblioteca. Madonna benedetta l'ingornata di Puglia. Allora, abbiamo un bel po'... ecco, infatti, no. Posso quasi sentire il profumo della rivoluzione. Profumo di vittoria. Il nostro esercito tropicano è quasi pronto ad affrontare in battaglia le truppe del re, ok? Abbiamo solo bisogno di altri uomini e donne coraggiosi. Altri uomini e donne coraggiosi. Arriva ad avere due fortini. Due fortini? Va bene, arriveremo anche a questo. Voglio, prima di andare a proclamare l'indipendenza, mettere un'altra casettina qui, bella, bella tutta lei pacciaccosa. Gliela metto vicino alla taverna. Costruite. Non state senza far nulla, mi raccomando. Ve l'ho già detto di supportare la serie con tanti bei pollicioni in su. Volevo anche ringraziarvi perché state supportando. E sono davvero molto contento. Ma proprio uno di quella contentezza incredibile. Le persone che vedono tutte le serie sono le persone migliori perché mi aiutano a crescere su tutto. Quindi grazie. Grazie a voi che mi seguite su tutte le serie, che seguite il sottoscritto ma non il gioco. Cioè, ovvero, seguite anche il gioco, però principalmente seguite il sottoscritto. Quindi grazie. Grazie, signori. Tante grazie. Allora, detto questo, dobbiamo costruire un altro fortino militare, ma non so dove metterlo. Lo mettiamo... lo possiamo mettere qui? Mamma mia, sì, lo mettiamo qui, altro fortino militare, vai, sì, vai, cattivissimi, perché affronteremo il re, ma dobbiamo aspettare. Questa puntata è incentrata solo sull'indipendenza, Poi nelle prossime faremo altro. Attenzione, perché... cercherò di portare questa serie leggermente più spesso, però con una lunghezza minore, in modo da non annoiarvi, ma in modo da fare più velocemente e portarvi più puntate, perché se vi porto una puntata di 40 minuti... Noi, leader della nazione de Tropico, nella necessità di trasporre in parole la volontà del popolo tropicano nell'ambito del rispetto delle leggi dello Stato e del mantenimento dei valori universali tropicani di libertà, pace, amore, comprensione, siesta e conti svizzeri segreti, firmiamo la prima Costituzione de Tropico. Maggior sostegno per l'indipendenza permette di emanare la Costituzione una volta... indipendenti. Va bene. Allora, ci serve un altro fortino militare per raggiungere l'obiettivo. Nuova struttura biblioteca. Posso quasi sentire il profumo della... Ascolta bene. Eliminiamo nuova biblioteca perché non ci serve a nulla avere due biblioteche. Solo da 2-3 posti di lavoro in più, ma non ci serve a nulla. E andiamo a vedere un attimo. Siamo con 9 disoccupati, 4 lavori disponibili, 2 senza tetto. Non ci lamentiamo. Va bene. Là non vogliono costruire. Attualmente la nostra approvazione è del 58%. Il profitto è basso.
È baffo, è basso. Madonna. Raga, lo sa? Il problema è che io dico, mi sveglio la mattina e dico, alle 7 del mattino mi preparo tutto io, il cappellino, mi aggiusto i capelli, tutto così, mi lavo la faccia e dico, incomincio a registrare. Però prima mattina hai ancora sonno e quello è il problema. Allora incominci a cacagliare come... perché proprio... Disastro! I rivoluzionari chiedono che tu insulti il sovrano! Allora... Questa è una manovra molto rischiosa, fai attenzione, il re è vendicativo. Insulta il re o rifiuta... Rifiuta. I rivoluzionari hanno dato vita a una rivolta in città a causa delle tue recenti azioni. Metti al sicuro tua moglie, i tuoi figli, io e il tuo tè. Al tuo tè. È scoppata? Si è scoppata perché è caduta e si è scoppata. È scoppiata una rivolta dei rivoluzionari. Dove? Dove sono? Attenzione! Militari? Questi ancora non costruiscono. Attenzione! A te... Oh, abbiamo trovato un giacimento petrolifero, perché è di pietro quello. Attenzione, eccoli. Dai, militari. Eccoli qua i nostri militari, vediamo la potenza. Darò la mia vita se necessario. Ok, 63 di attacco, mentre i nemici il hanno... Il tuo tempo è passato. 25. Sono morti, non abbiamo problemi. Dove sono gli altri? Abbiamo solo questi. Dai, vi muovete! Mamma mia, che lentezza! Cioè, è una cosa assurda! Vai, ammazzateli! Andiamo! Forza! Guarda qua! Le donne che sparano coi fucili, guarda! Ammazzate! La corona ti invia 6500, grazie. Va bene. Per i giacimenti di pietro, come si fa? Vediamo un po'. Se io metto una miniera qui, succede qualcosa? No. Non si può mettere. Come prelevo, eccolo, con il pozzo, disponibile in guerra fredda. Non possiamo far nulla. Vai, attaccate. Hey! Ancora non ci lasciano Viva le penne. Viva la revolution! Sì, la revolution. Va bene. Allora, vediamo cosa fare. Possiamo... Il campo da taglio l'abbiamo messo? Vediamo. Qua no. No, non mi sembra. Abbiamo un altro... La nostra è una terra selvaggia, ma è la nostra casa. Dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per proteggerla. Dobbiamo realizzare delle fortificazioni per proteggere la nostra colonia dagli assalti dei pirati dei Caraibi. E dalla furia dei tucani. Ok, chissà, forse un giorno dovremmo difendere la nostra patria dai soldati della corona, lo sappiamo. Costruisci due nuovi torri di guardia, l'ho già fatto. Di nuovo, altre torri, ma che balls! Mamma mia. Allora, possiamo, visto che abbiamo scoperto anche questo giacimento di pietro, no, non è pietrolifero, ma dobbiamo costruire una miniera. Una miniera di carbone. Non lamentiamoci. Meglio di nulla. E adesso... Adesso... Mi date... Grazie. Facciamo... E dabbi coso! Madonna mia, vedi quello? Ok. Facciamo così. E dai, così,
È così. Vai. Ok. Abbiamo anche un'altra miniera di carbone che darà altro lavoro. La rivolta si è conclusa. Tropico celebra la tua vittoria. Non avevo dubbi. Non avevo dubbi. Ma questi non costruiscono. Non costruiscono. Mamma mia. Ma non hanno proprio voglia. Proprio voglia zero. Oh, ce l'hanno fatta quasi. Quasi. Oh, ce l'hanno fatta. Adesso dammi l'obiettivo. Dai. Grazie ai tuoi sforzi, il movimento rivoluzionario acquista uno slancio sempre maggiore. Ti ringrazio. Importiamo dei rivoluzionari. Nuove rotte commerciali. Ho 4.000. E io direi... 3 cittadini istruiti. Ok. Qui... non possiamo assumere nessuno, mica sfiga. Che sfiga, che sfiga, mamma mia. Mancano 10 mesi alla scadenza del contratto. Io direi, prima di andare a proclamare l'indipendenza, facciamo un po' visitare nuove zone ai nostri militari. Poi abbiamo un'approvazione del 65%. Questo vuol dire che abbiamo 6 disoccupati, non abbiamo lavori disponibili e 9 senza tetto, ovvero 4 famiglie senza casa. Quindi ci andiamo a fare una bella casa in campagna e ce la mettiamo pure qui, in modo che sono tutti vicino. Possiamo aggiungere delle case vicino alle miniere, in modo che questi poverini non si devono fare tutto sto tragitto. Ce l'andiamo a mettere vicino a Fortino. Non è una cosa sbagliata. Una qui. E poi ci andiamo a mettere una villa. Una villa che va messa qui. Tutte vicino, tutte le ville. E adesso, signori, dopo che abbiamo fatto tutto questo, e se magari vi mettete a costruire, grazie. Mamma mia. Maledetta miniera che proprio non vuole miniare. 9 mesi, aspettiamo un altro po'. Vediamo un po' cosa succede. Non lo so, signori. Abbiamo un debito di 1.400. Io eviterei di fare guerre contro il re, perché sennò qua, secondo me, il re ha delle... ha dei militari molto più forti. Quindi andremo a far game over. Falliamo con il fallo. Quindi 8 mesi. Qua abbiamo 4.900. Sta arrivando. Proclamiamo, vai. Presidente, sì. Tua maestà è molto divertito dalla tua dichiarazione di indipendenza. Ora non è molto interessato la tua piccola isola. Se risarcirai l'impero per le perdite sostenute a causa tua, ti verrà concessa l'indipendenza. In caso contrario, le armate reali verranno a farti visita. Visto che la corona comunque ci ha aiutato e che i militari della corona sono molto forti, secondo me non abbiamo tantissimi militari, io andrei a comprare la nostra libertà con un debito di 10.000. 10.000 denari, 10.000 soldi, 10.000... avete capito. Vai. Guerre mondiali. L'industria avanzata diventa disponibile. Possiamo... grazie. Allora, costituzione, diritto di voto, voto cittadini ricchi. Effetto, meno votanti in base a una discriminazione di carattere economico. Religione Stato, Stato secolare. Effetto, aumento della soddisfazione della libertà. Forze armate, reclutamento, effetto, nessuna educazione per i soldati. Ok, costituzione. Bene, 65% di approvazione. Adesso possiamo ricercare queste bandiera bianca, nuovi edifici, ambasciata, legalese, nuovi principi costituzionali, elettricità, nuovi edifici, centrale elettrica. Vai, ricerchiamo. E adesso possiamo
Vediamo un po'. Oh, possiamo fare sussidi all'agricoltura. Non male. Possiamo, in poche parole, aumentare l'efficacia di tutte le piantagioni. Sì, lo faccio. Confermiamo. Va bene. L'approvazione è che si abbassa, attenzione, da 65 a 56%. Parla Lulu, la vostra DJ. Anche se alcuni dicono che le guerre mondiali incombono, e non una soltanto, ma addirittura due. Io sono qui per rassicurarvi, amici. Qualsiasi cosa accada, il Jolly Roger sarà qui, sino alla fine dei tempi. Ti ringrazio. Abbiamo anche la radio. Bene. Tre cittadini sono giunti a Tropico. Vediamo un po'. Disoccupati 6, ma ci sono 3 lavori disponibili. Senza tetto 9, 5 famiglie senza tetto. Ma noi le stiamo costruendo le case, quindi non c'è nessunissimo problema. Va bene, va bene. Vai, vai, più veloci signori. Ci facciamo altre 5 minuti, poi ci salutiamo ragazzi. Dovevo costruire altre 2 torri di guardia, ma alla fine ho preferito non farlo. Siamo in... Oh, abbiamo 4.000, bene. Allora, vediamo che piantagioni abbiamo. Abbiamo la piantagione di... Anzi, vediamo cosa possiamo fare. Possiamo fare una segheria. Un campo da taglio. Vediamo un po' sto campo da taglio dove lo possiamo mettere. Qui! Benissimo! Qui si può costruire benissimo. Io lo metterei qui. Vai, campo da taglio qui. E poi ci mettiamo anche... la segheria a fianco, giustamente. Vai, così, vedi? Così. E poi ci andiamo a infilare una bella casa qui. Così. Così? Sì. Un po' più lontano, ok. Va bene, va bene. Ci facciamo una stradina qui. Così. Il vostro Pierre costruisce tutto. Ok. Adesso non abbiamo obiettivi. Siamo in debito, ma sta arrivando... No, se n'è appena andata la nave. Benissimo. Possiamo costruire ancora altre cose. Vediamo un po'. La taverna l'abbiamo fatta. Giardino grande. Aspettate, aspettate, aspettate. Giardino grande. Non può andare qui. Qui ci sono già alberi. Non ci serve a nulla. Qua niente, siamo tutti in debito. Negozio di alimentari. Quasi quasi. Ce lo vado a piazzare più lontano. Ce lo vado a mettere. No, aspettiamo, aspettiamo. Aspettiamo perché siamo messi abbastanza bene. Siamo... Adesso non abbiamo più un contratto, Adesso si fa votazioni. Siamo nel maggio del 1914. La grande rivoluzione comunista ha avuto inizio in Russia. Purtroppo il suo successo è stato immediato. E ora non hanno più nessuno contro cui rivoltarsi. Adesso stanno cercando di esportare tutto, svendendo alle nazioni sorelle come la nostra. Paga 10.000 per importare la rivoluzione comunista, ricompensa 10 comunisti. Non possiamo pagare per la rivoluzione, quindi dobbiamo pagare... No, non dobbiamo pagare, ma dobbiamo accettare. Importiamo sti 10 comunisti. Mamma mia, 10 comunisti? 10 comunisti? I comunisti? Vabbè. Che ne so, facessero loro. Che ne so io di queste cose. Ok. Ok, questo è fatto, questo è fatto. La nave non arriva. Quindi ragazzi, io penso di chiudere qui questa terza puntata su Tropico 5. Abbiamo... finalmente la nostra libertà. Libertà, libertà, libertà. E quindi adesso non siamo costretti a stare sotto le pantofole
del re e della sua corona, va bene? Io vi do un bacione e un abbraccione, ci vediamo presto con una nuova puntata, la quarta, su Tropico 5. Bacione a tutti. È arrivata la nave.